Ci stiamo preparando per l'apertura della trota e da adesso in poi tanti di noi andranno a frequentare sempre più spesso magari ambienti di alta montagna o comunque ambienti fluviali dove non sarà difficile incontrare appunto dell'acqua. E la cosa fondamentale per tanti di noi, soprattutto per chi come me magari si porta dietro anche dell'attrezzatura per fare dei video, è quella di rimanere, di tenere tutta questa attrezzatura all'asciutto. Oltre che tenere all'asciutto anche le nostre attrezzature da pesca. Quindi oggi vediamo qualche pratico consiglio su alcuni prodotti molto molto interessanti per appunto storare tutte le nostre attrezzature all'asciutto. Quindi oggi vediamo come portare con noi tutta la nostra attrezzatura e tenerla all'asciutto. Tantissimi mi chiedono appunto quale sia il metodo migliore, zaino e marsupio, gilet. Quali siano le scelte migliori per portare la nostra attrezzatura e soprattutto per tenerla all'asciutto. Tanti di noi magari si portano, come me, appunto anche dell'attrezzatura video, drone, macchina fotografica, GoPro, schede SD, batterie varie e poi anche l'attrezzatura per pescare e hanno appunto bisogno di tenerla all'asciutto. Magari anche chi va in montagna e magari deve stare fuori più giorni, come mi è capitato di fare spesso, si deve portare dietro anche il cambio di vestiti. Oppure addirittura una tenda o un sacco a pelo, e ovviamente è molto importante che in caso di pioggia o anche solo in caso di umidità il tutto rimanga all'asciutto, soprattutto magari se rischiamo di finire in acqua. Può capitare anche questo. Quindi oggi vediamo un po' di scelte di prodotti per questo tipo. Partiamo dalle cose più semplici, ovviamente il marsupio. Un marsupio impermeabile può tornarci molto utile sia che noi peschiamo a mosca, sia che noi peschiamo a spinning, ovviamente se sappiamo tenere abbastanza contenute le attrezzature che ci dobbiamo portare in giro, magari se facciamo anche delle pescate mordi e fuggi, della roba molto veloce. Qui dentro, in queste tipologie di marsupi, abbiamo sicuramente tanto spazio, quello che ho preso è il Dry Creek Z di Sims, abbiamo un'unica grande tasca molto spaziosa dove ci stanno addirittura delle scatole porta artificiali, dobbiamo solo capire come organizzare il tutto e addirittura abbiamo delle piccole tasche interne dove andare a mettere magari eventuali minuterie oppure magari anche solo i permessi di pesca. La cosa fondamentale poi appunto è la chiusura con la cerniera stagna che se chiusa bene, cosa importante, se chiusa bene, ci garantisce di mantenere all'esterno tutto quello che è la possibile acqua. Marsupio è molto comodo, noi pensiamo magari di pescare, di dover magari anche fare un guado, con un marsupio di questo tipo a tenuta stagna non dobbiamo preoccuparci di dover tenere sollevato il marsupio e possiamo camminare tranquillamente anche bagnandolo. Guardate addirittura se la cerniera è chiusa bene, addirittura non esce neanche l'aria dal marsupio, quindi è decisamente molto interessante. Sulla falsariga del Dry Creek Z abbiamo il Patagonia Guidewater che è un altro marsupio decisamente più oversize, con la possibilità appunto di farci stare dentro diverse cose. Abbiamo anche qui la tracolla nel caso dobbiamo portare dei pesi importanti, vogliamo scaricare un po' sulle spalle il peso. Abbiamo anche qui la cerniera stagna, che però è una classica cerniera a zip. Dentro abbiamo messo un po' di carta per aumentare l'ingombro e un'unica grande tasca dove qui ci possono stare tranquillamente appunto anche dei jerk, dei long jerk, se per esempio peschiamo in fiume, può essere molto comodo come zaino, come marsupio per il trasporto di tutto. E addirittura qui qualcuno ci potrebbe far stare dentro anche dell'attrezzatura video non esagerata, se non ci dobbiamo portare in giro troppa roba. Ognuno poi deve fare i conti con quello che si vuole portare in giro. Molto comodo poi avere queste particolari fettuccine dove agganciare varie cose su cui possiamo magari agganciarci addirittura se siamo bravi una eventuale canna extra, una travel, anche se per quella abbiamo appunto i laccetti qua sotto per metterla così per il lungo. Altra cosa molto importante è ad esempio questo spazio dove poter incastrare l'eventuale manico di un guadino. Il Guidewater, come Patagonia, ovviamente ci ha sempre abituato a tutti questi piccoli ritrovati molto comodi con cui riuscire a rendere la nostra pescata più confortevole. Con pochi semplici accorgimenti, penso anche già solo a questa taschina a rete qui sul fascione, dove poter farci stare ad esempio anche solo semplicemente una borraccia, tutto
questi piccoli accorgimenti abbiamo un prodotto veramente eccezionale per chi deve andare a pescare e vuole tenere all'asciutto tutta la sua attrezzatura. Quando invece dobbiamo portarci dietro tanta attrezzatura, o perché abbiamo tanta attrezzatura video come dicevamo prima, o perché magari andiamo a fare pescate più lunghe o pescate di più giorni, o magari ci portiamo dietro sia la canna da mosca che la canna da spinning, come mi è capitato spesso di fare, allora dobbiamo iniziare a pensare allo zaino. Lo zaino per me è la cosa più comoda, perché tutto il peso sta sulle mie spalle, sta bello diviso sulle mie spalle, e è il modo in cui mi affatico meno. È la cosa più comoda da utilizzare. Ci sono diversi tipi di zaini anche qui. Se parliamo di zaino impermeabile non a tenuta completamente stagna, sicuramente la scelta migliore che mi sento di consigliarti è il Roll Top di Patagonia. Uno zaino che è di fatto completamente stagno fino alla parte della chiusura, perché è un unico grande sacco con, anche qui abbiamo tutti questi piccoli accessori su cui appendere ad esempio la canna extra oppure altre piccole accessori, portapinze, magari vogliamo attaccare anche qualcos'altro con dei moschettoni. Abbiamo anche qui davanti sugli spallacci dei D-ring su cui inserire magari un eventuale workstation, poi magari la vediamo in separatamente. Vi dicevo, è impermeabile ma non stagno, perché la chiusura è appunto, come dice il nome stesso, a roll. Quindi dobbiamo aprire la nostra chiusura e srotolare lo zaino. Aprendolo abbiamo poi la possibilità di inserire proprio in un vero e proprio sacco tutta la nostra attrezzatura. Abbiamo una quantità enorme di materiale che possiamo mettere qua dentro. Questo zaino è probabilmente il più capiente in assoluto di quelli che vedremo oggi. Addirittura, perché è comodo questo zaino? Perché alle brutte, quando dobbiamo portare tanta attrezzatura e magari non sta piovendo, non abbiamo bisogno appunto che dell'impermeabilità assoluta, possiamo buttare qua dentro il tutto e lasciare addirittura questa sacca aperta. Questo zaino lo utilizzava ad esempio Riccardo, un ragazzo che è venuto con me, Mr. Perch, che è venuto con me in Irlanda, e lo utilizzava proprio così. Ci infilava dentro scatole, canne, attrezzatura video, tutto, e se lo portava in pesca aperto. Poi nell'evenienza tirava fuori le canne da pesca, che tanto anche se si bagnavano non era un problema, e chiudeva con il roll. E sulle spalle lo possiamo portare praticamente come fosse una vera e propria gerla, subito tutta aperta, e farci stare l'impossibile veramente. Se invece abbiamo bisogno dello stesso zaino ma in versione stagna, in questo caso dobbiamo andare a guardare il Guide Water di Backpack. Il Guide Water di Patagonia è lo stesso zaino, lo stesso materiale, ha più o meno la stessa configurazione per quanto riguarda la sacca, solo che invece di essere munito della chiusura roll abbiamo anche qui una classica zip YKK, classica stagna abbastanza dura, in cui poi avere accesso poi a tutto l'interno, dove adesso qui trovate della plastica di riempimento. Quello che vi dicevo prima, che possiamo agganciare ad esempio sul ID-ring, anche in questo caso delle spalline, oppure lo possiamo agganciare nella parte frontale, è quella di poterci mettere la workstation di Patagonia. Questa pratica pochette comodissima, che si può agganciare anche semplicemente ai waders, e che ci può fornire uno spazio extra dove mettere ad esempio tutte le nostre minuterie e accessori di pronto uso. Pensiamo a pinze, forbici, anellini, moschettoni, finali e quant'altro. E anche magari piccole scatolette porta artificiali. L'ultimo degli zaini che poi vediamo oggi è il Panga di Yeti. E se avete seguito anche un po' i miei video in outdoor, sapete sicuramente che è lo zaino che utilizzo io. È uno zaino, anche lui, con tenuta stagna. È uno zaino che una volta chiuso ci garantisce appunto che la roba all'interno rimane completamente asciutta, e soprattutto anche l'aria non esce. Ne ho fatto addirittura delle prove dove questo zaino messo in acqua con dentro la roba continua a galleggiare. Non è tanto questa la sua comodità, quanto il fatto di essere un unico grande spazio che noi possiamo gestirci come vogliamo. L'ho utilizzato ad esempio per andare in Irlanda come bagaglio a mano, anzi come unico bagaglio per tutto quello che era l'attrezzatura video e i vestiti. E in pesca, quando sono stato sulla barca per tutta la settimana, in Irlanda pioveva molto,
mettevo qua dentro tutto quello che dovevo tenere al sicuro, quindi l'attrezzatura video, il pranzo, i vestiti di ricambio, eventuali vestiti di ricambio, tenevo tutto qua dentro e li ho portati a casa sani e salvi anche sotto il diluvio. È molto comodo, perché ho preferito questo rispetto ad altri zaini, perché grazie a poche semplici cose, come ad esempio appunto questi piccoli anelli di fettuccia, la maniglia di qua, la maniglia, stessa maniglia anche dall'altra parte, due piccole fettucce qua, è lo zaino perfetto per tutto l'occorrente. Anche qua davanti, invece dei classici D-Ring, anche solo con queste piccole fettucce mi permette anche qua di inserire un eventuale pochette tipo la workstation, ed è lo zaino perfetto che io mi posso portare in montagna senza problemi. Inoltre, a differenza del Patagonia, mi è piaciuto molto di più lo spallaccio, un pochino più imbottito e un pochino più duretto, mentre sugli altri sono degli spallacci un po' più minimali che potrebbero a mio avviso magari essere un po' più fragili. Qual è la nota dolente del Panga? Ovviamente è il prezzo. Stiamo parlando di un prodotto comunque abbastanza caro, perché siamo sopra i 300 euro di spesa, non che per gli altri zaini costi molto meno, perché comunque stiamo parlando tutti di prodotti che sono abbastanza cari, costosi, costano sopra i 200 euro di spesa, ma se siete un attimino affini a quello che questi zaini stagni, se parliamo veramente di zaini stagni, possono costare in giro sul mercato, sapete che i prezzi sono più o meno tutti in linea. Il Panga di quelli che abbiamo in negozio al momento è quello più caro, però ovviamente io lo sto usando ormai da un anno e mezzo, l'ho messo abbastanza alla prova, devo dire, e posso garantirvi che è un prodotto di altissimo livello. Ovviamente tutti i prodotti che abbiamo visto oggi li trovate già disponibili su tuttospinning.com e vi metto un link in descrizione. Se avete dei dubbi o delle domande, chiedetelo, scrivetelo nei commenti, magari scriveteci anche la vostra recensione se avete provato questi o altri prodotti di simile fattura. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like e iscrivetevi al canale YouTube per non perdervi i prossimi video. Questa settimana, che è la settimana dell'apertura, stiamo parlando tutto di prodotti dedicati appunto alla pesca in montagna e alla pesca della trota, ma poi da settimana prossima cominceremo a parlare di tutte anche le altre pesche, per cui non vi preoccupate, se siete interessati anche ad altre pesche, continuate così, mettete un bel like. Noi ci vediamo prossimamente appunto con dei nuovi video. Voi magari intanto andate a preparare lo zaino, perché domenica si inizia a pescare la trota. Ciao!